Quindi che cosa succede se il nostro paese rimane nell'euro così com'è? E potrebbe essere un bel problema. In che modo il governo italiano potrebbe chiedere di riformare i trattati europei in materia economica? Allora, per poter fare questa cosa noi dobbiamo andare necessariamente a dialogare con le istituzioni europee e dire: vedete che noi abbiamo un problema, non siamo gli unici, siamo quelli che voi definite PIX, ma di fatto l'Italia è il secondo paese più differenziato d'Europa, ci sarà un perché. Ora, ipotizzando una risposta come quella della Germania, che potrebbe dire fate come noi, io vi tranquillizzo subito: noi non possiamo fare come la Germania, perché un'economia basata sulle esportazioni è un risultato a somma zero, si definisce. Cioè, se siamo io e Maurizio un paese qui e voi un altro paese, se noi siamo esportatori netti, voi siete sicuramente importatori netti. La somma delle bilance commerciali di tutti i paesi del mondo è zero. C'è chi è in surplus, c'è chi è in deficit, ma è zero. Cioè, dalle esportazioni, quindi dal commercio estero, non ci può essere creazione di ricchezza netta mondiale. Poi ci può essere chi esporta più degli altri e quindi gli altri importano, che poi è il gioco della Germania fatto dall'euro. E questo è. L'altra volta, e ci sono anche indicate nell'analisi consigliere delle 5 Stelle, ci sono le bilanci di quindi current account di tutti i paesi maggiori dell'euro dal 1996 fino al 2002, se non erro, o 2005, no, 2012, fino al 2012 ce li abbiamo. Ecco, se voi seguite, non li ho portati con me, ma ci vuole proprio www.economicittadini.it, è tutto lì. Mentre noi eravamo net exporter, cioè noi esportavamo, nel 2002, boom, taglio secco. Noi importiamo e la Germania esporta. La Germania è importatrice. Perché? Perché, come ha detto giustamente anche Mourinho, ha dovuto ricostruire dopo la riunificazione. E ha speso moltissimo la Germania. In confronto alle spese che si sono sopportate per la, chiamiamola creazione, della Salerno-Reggio Calabria, perché fa sempre lì per perdita con la sua polizia secca, quindi chiamiamola così per creazione, sono il nulla, impallidireste davanti alle cifre spese della Germania, che poi è venuto da noi a dire: ma lo sapete cosa stato quando spendi di far male? Ah. Cioè tu hai speso cifre inimmaginabili per ricostruirti il tuo Stato, riqualificare la tua impresa, per lo Stato è l'unico che può fare una cosa del genere, insomma, non è che il privato ha la possibilità di aspettare tutto questo tempo per rientrare dall'investimento che fa, ha bisogno di rientrare dall'investimento del capitale, quindi ci va lo Stato a fare una cosa del genere. Perché state venendo a fare adesso i buoni samaritani con noi? Sarebbe una bella domanda. Ora, l'idea alla base del coordinamento del gruppo economico del 5 Stelle era di chiedere alla Germania, all'Unione Europea di fare come la Germania, perché che fa la Germania? Ecco, prima Maurizio ha detto giustamente una cosa, dice lo Stato in Germania comunque tende a tagliare, a muoversi, però c'è un'altra componente della questione. La Germania ha sbagliato le banche pubbliche, una di queste è la KfW, che ultimamente è andata alla ribalta perché qualcuno si è accorto fondamentalmente che grazie a questo gioco di banche pubbliche che prendono soldi, direttamente da BCE a un tasso più scontato, la Germania fa spesa pubblica, perché quelle sono banche pubbliche, la indirizza nel sociale e non rientra a conto del debito pubblico. È verità, eh? Cioè potete cercare dove volete questa cosa. Allora, la Germania fino ad oggi ha speso 400 miliardi di euro per il sociale. Ok? A noi ci dice che tagliamo, che gli ospedali costano troppo, che... però loro intanto quello che non fanno entrare dalla porta lo rimangiano dalla finestra. E quindi l'idea base era di fare questa provocazione. O comunque di rettificare lo statuto BCE, vedete, in un'ottica di fine impiego. Perché che dice lo statuto BCE? Allora, lo statuto BCE ha come unico obiettivo, intanto la volevano fare sul modello della Federal Reserve e poi hanno fatto tutta un'altra cosa. Lo statuto BCE come obiettivo unico, primario e indissolubile ha il contenimento del livello dei prezzi. E basta. Cioè a loro se ne andiamo tutti a spasso non è un problema. Il problema è che i prezzi non devono salire. La Federal Reserve ha il mantenimento del livello dei prezzi e la piena occupazione, che è un qualcosa che ha senso. Cioè noi potremmo mantenere un livello dei prezzi buono e ottenere la piena occupazione. Questo significa fare il mondo. Questo significa dirigere uno Stato. Se noi per mantenere il livello dei prezzi poi ci ritroviamo nella situazione attuale, probabilmente poi l'abbiamo fatto a chi i soldi ce li ha e ce li ha di base, non a chi purtroppo poi c'ha la necessità di lavorare per campare. Però a che prova fare tutto questo? Cioè tu, dopo che la Germania
si è fatta da più o meno 12 anni tutti questi giochi, dopo che abbiamo capito come ci stanno riducendo, cioè non è che la Grecia non la vede in Germania, anzi vanno gli stessi gli emissari a controllare se sono bravi a fare gli aguzzini nei confronti del loro popolo, ai parlamentari greci. Quindi che cosa gli vogliamo andare a dire alla Germania? Scusate, ci fate fare anche noi le banche pubbliche. Noi abbiamo bisogno di agire sapendo che possiamo ottenere il risultato migliore per la gente, per le persone. Non ci andiamo col ditino dalla Germania a chiedere, abbiamo capito che si è fatta l'Unione Europea per i suoi affaracci, tant'è vero che ci sono dichiarazioni anche di Kohl che dice noi non potevamo far partire l'euro senza che l'Italia entrasse nell'euro. Saremmo stati rovinati dalla concorrenza dell'industria italiana. A noi ci serviva l'Italia nell'euro. E questa la dice Kohl, ma apertamente, che chiarissimo, non dice, non c'è nessuno. Quindi che cosa dobbiamo andare a fare la Germania? Ci fate fare la banca pubblica così pensiamo nel sociale. L'Unione Europea non cade dal cielo. È frutto di un processo di pseudo-integrazione scritto, su cui si lavora da circa dal 1950. Nel 1951 il famoso piano Schuman iniziò una prima forma di collaborazione per il carbone e l'acciaio, no? Dopodiché il 57 il trattato di Roma nasce la CE, e poi ci sono anche le date che ha ricordato prima Maurizio, io non mi sono solo rapporto, loro che avrebbe fatto e che sono andato leggermente prima. I risultati che vediamo oggi sotto i nostri occhi sono frutto di studi effettuati da persone considerate luminari nei loro campi, cioè Mandel, colui che ha pensato l'approccio economico su cui oggi è disegnata l'Unione Europea, praticamente ci ha preso Nobel su questa cosa. In realtà sei talmente bravo che ti chiami Nobel. Bravo, a noi ci piace così l'euro. È vero, è successo. Robert Mandel, teoria delle aree valutarie ottimali, in determinate condizioni che non sono assolutamente, la realtà è bellissima, delle condizioni sarebbe, se aveste più tempo sarebbe veramente da farci qualche risata su queste cose. Ma per il Nobel per questo, quindi un luminare, come ha fatto a non calcolare i risultati futuri? Ricordiamoci, faccio una piccola, cioè questi dal 1989 c'erano delle critiche, quindi non è che non lo sapeva Mandel. Allora ci sono più di 200 disegni di carte, ti hanno dato il Nobel, c'erano più grandi luminari, non ve ne siete accorti? C'era qualcosa che non andava? Benissimo. Allora, di fatto, visto che poi Spagna, Grecia e altri pixel soffrono le conseguenze dell'ideologia malata di questa, crediamo davvero che vogliono riformare i trattati questi signori se noi andiamo lì e gli diciamo se c'è qualcosa che gli possiamo suggerire? Io, ma infatti, ecco, quando Guglielmo Soccorsi mi disse una cosa del genere, mi disse, guarda, se lo vuoi fare, fallo, però intanto prepariamoci il piano nel caso, cioè, se noi abbiamo un piano per l'uscita, su come riorganizzare l'industria nazionale, su come muoverci per la meno occupazione, poi magari ci vogliamo togliere l'ospizio per dare la colpa politica a loro, alziamo il didino, andiamo e non ce lo fate fare, bene, il giorno dopo aprite il Parlamento, usciamo dall'euro e partite con il piano aziendale. Non è successo, ma va bene, noi speriamo sempre che tutto questo possa succedere. The Brussels Business ancora, 2500 lobby risiedono a Bruxelles, 15.000 lobby, 15.000 emorroidi, ok? Quindi pensate come siamo messi male. Okay, tanto poi è il nostro, ok? Non lo voglio dire, ma perché sono la seconda industria logistica del mondo, indovinate qual è la prima? Washington. Cioè stiamo proprio andando su quel modello, vedete, bello il modello capitalistico americano. Io sono stato un mese in America, in Missouri, per capire come potete andare a studiare in un case, cioè l'università del Missouri a Kansas City, che è l'università che racchiude praticamente quasi tutti i professori che sono venuti da noi a fare i summit, quindi il professor Matthew Forstater, il professor Randall Bray, coloro che studiano la teoria della moneta moderna, e c'è anche il capitalismo lì che è in altri. E vidi con i miei occhi passare una Rolls Royce che sarà stata a 12 metri su un ponte, e mi ricordo stavamo passando su questo ponte, giù c'era un signore che si stava sciacquando il viso insieme alle padre. Cioè, il paradosso totale, ok? Una Rolls Royce a 12 metri che si dava le facce. E quindi diciamo che non è proprio un modello ottimale, no? Quindi ecco, chiedere la riforma dei trattati ad un'Europa composta da queste deviazioni relative al sogno europeo che insomma Altiero Spinelli ci ha sbomballato, se la vogliamo dire tutta, che a noi è stato combinato, eppure è semplice utopia, essendo la realtà attuale una naturale conseguenza della Costituzione stessa dell'Unione Europea. Cioè è un rapporto di causa e effetto, non è che ci siamo sbagliati per strada. Questo volevamo ottenere. La maggior parte delle riforme sul lavoro, sull'economia, su qualsiasi altro ambito che copre l'Unione Europea oggi, sono state pensate 20 anni fa. Cioè ci avete avuto 20 anni anche per pensarci. E continuate a tirarcele in testa.
Quali sono le condizioni, i vantaggi e gli svantaggi dell'introduzione di una moneta per i paesi più forti di quella per i paesi in più difficoltà? Allora, qui ci siamo trovati proprio in difficoltà, dovremmo chiedere degli altri ciclici, perché volevamo sapere quali erano considerati i paesi forti e quali fossero invece magari più deboli. E avevamo praticamente teorizzato che la Francia, la Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, eccetera, fossero, diciamo, più o meno quelli del nord che avrebbero avuto il famoso euro forte, e noi, Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, sarebbero stati quelli con la moneta euro più debole. Bene, in una ipotesi come quella, praticamente, in base a come tu poi suddividi, se vogliamo far entrare la Francia con noi, cambierebbe solo il fatto che sarebbe la Francia a fare la parte della Germania con noi. Se non ci fosse la Francia, ci sarebbe l'Italia a fare la parte della Germania con la Grecia, la Spagna e il Portogallo. Ma se noi sogniamo un'integrazione europea, non ci dobbiamo mangiare i nostri, chiamiamoli concittadini europei, no? Dobbiamo vivere tanto bene, che abbiamo occupazione. Era una cosa che anche lo stesso Keynes si augurava. Si augurava che nel tempo si sarebbe arrivati ad una situazione per la quale gli scambi di beni e servizi tra un paese e un altro si sarebbero fatti sulla spinta della reciproca convenienza e del rispetto tra i popoli. Quindi non è che se poi a noi ci tolgono la Germania che ci vampirizza e ci mettiamo noi a vampirizzare un altro abbiamo risolto il problema, no. Non è passando da vittima a carnefice che risolvi, è eliminando proprio le parti che hai risolto il problema. Non ci devono essere vittime e non ci devono essere carnefici. Siete d'accordo? No? Perfetto. Allora, proposte per rendere più sostenibile la permanenza nell'euro e eventuale emissione di una valuta complementare. Allora, ho voluto fare una specifica. Queste proposte sono solo tecnicamente possibili. Cioè, tecnicamente l'economia con la proposta 4A e 4A2, diciamo, insomma, sono le due 4A, sarebbe fattibile solo dal punto di vista tecnico. Ci sono i trattati però che ci obbligano a un mantenimento di determinati tipi di livelli che sarebbero comunque insostenibili con queste proposte. Però comunque noi ce le abbiamo scritte, perché i ragazzi del 5 Stelle volevano consegnarli al professor Brancaccio, al professor Bagnani che poi si è deputato, e ad altri, al professor Galloni. Di fatto poi non sappiamo neanche se è arrivato, noi speriamo di sì, comunque l'abbiamo fatto girare il più possibile. Una prima ipotesi che ventilò Overbeck insieme a Mosler al summit è abbastanza semplice, ora vi sembrerà così complessa per come è scritta, ma è veramente molto semplice. Distribuzione annua su base demografica del 10% del PIL. Allora, base demografica che significa? Prendiamo tutta la popolazione dei vari paesi, ok? In Italia siamo 60 milioni di persone. A noi ci date, per 60 milioni di persone, una parte di quel 10%. Ogni anno BCE fa questo lavoro. Sono tanti soldini. Questi tanti soldini renderebbero soldibili noi. Ok? Il problema è che BCE, facendo politiche restrittive, politiche per le quali l'euro è il super standard euro, come vi ho detto adesso, non lo farà mai. Ma se volesse BCE domani mattina, se si svegliasse domani mattina quel maledetto di Draghi, potrebbe ottenere la piena occupazione. Basterebbe che dicesse: sono pronto a sostenere tutti i piani per la piena occupazione di tutti i 17 paesi dell'area. Mandatevi i piani per la piena occupazione che io caccio i soldi. Ecco, voi potete ragionare. Vi risulta che l'abbiamo fatto? No, l'ultima volta fu quasi Magnanico che disse: faremo di tutto per mantenere i piani d'euro. Sì, per chi però? Facci i piani di piena occupazione, no? Cioè noi ci mettiamo a studiare, qual è il problema? Invece questa cosa non esiste. Seconda eventualità per poter essere soldibili in area euro è l'emissione di titoli di Stato che, qualora lo Stato che li emette a scadenza non fosse in grado di poterli pagare perché non soldibili in quel momento, diventerebbero validi per pagarci le tasse. Questo renderebbe il paese di nuovo soldibile. Perché? Perché tu non puoi pagare, lo lasci a chi sai che deve pagare le tasse e ci paga le tasse. Il problema qual è? Che tu con le tasse in questo momento normalmente non è così, ti rifinanzi letteralmente, quindi risolto il problema no, ma l'anno successivo devi rientrare per il fiscal compact, sono quasi 50 miliardi ogni anno, e non solo voi, perché la riduzione del debito, come stavo dicendo prima Maurizio, è la cosa peggiore che mi ci poteva capitare, perché di fatto il debito pubblico è una ricchezza, ci vedrete, ma il debito pubblico è ricchezza, perché quello che per il pubblico è debito, per l'altra componente, quindi la corrispettiva parte del pubblico, cioè il privato, cioè noi, è credito. Ok? Dove c'è un debito c'è un credito, non si scappa dalla partita doppia, così è. C'è qualche ragioniere? Perfetto.
giusto, no? Dove c'è un debito c'è un credito, dove c'è un posto c'è un ricavo, siamo lì, ok? Ora, soluzione volta la popolazione è ricca quando ci sono con quel debito che ce l'hanno loro e ci sono gli stati, non noi, io non ne ho, vedete, pochi oppure i mafiosi russi che hanno preso i titoli, non nostro del popolo, e che è peggio ancora, cioè la principale ce la chiama però i piccoli azionisti, i piccoli investitori, sì, però genericamente il debito pubblico è 53% interno, 47% esterno. Quindi comunque qualcuno, ma non importa poi chi lo detiene, importa come è messo. Se noi ce l'avessimo ieri, oggi saremmo dei signori. Valuta complementare, scusate la parola. La valuta complementare non potrà mai assorbire le funzioni della moneta di Stato, perché parte da un assunto che è completamente sbagliato su quella che è l'origine della moneta. Ma è scritta purtroppo sui libri di macroeconomia, i famosi libri che dicevo prima, all'interno dei quali bisogna entrare, così poi non ci interessa chi fa la politica economica. Se li scriviamo noi, la farebbe chi, diciamo. Tutti scrivono che la moneta si è avuta dal baratto, abbiamo preso il baratto, poi avevamo una cosa in comune, insomma, un bicchiere di plastica, e improvvisamente cominciano a scambiarci questo bicchiere di plastica. Non esiste, questa cosa è completamente inventata. Mi risulta che gli egizi o gli abitanti egizi avessero discrezione sullo scegliere qualcosa? O i sudditi di Hammurabi? O i sudditi di un signore feudale? Io scelgo che questa penna domani mattina diventa la moneta, no, tu la subisci la moneta. La moneta è